nazionale italiana di Roberto Mancini può sorridere in vista di Euro 2020. Il sorteggio tenutosi al Convention Center di Dublino è stato fortunato con gli azzurri che, pur inseriti in prima fascia, rischiavano di trovarsi di fronte la mina vagante Germania finita in seconda. Pericolo scampato. Il principale avversario dell'Italia nel gruppo G sarà la Bosnia di Edin Džeko e Miralem Pjanic. Gli altri ostacoli rispondono ai nomi di Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein, in un gruppo che vedrà le prime due classificate accedere alla fase finale dell'Europeo del 2020. Le parole del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti al termine della gara contro la Roma, terminata sul risultato di 2-2. Due squadre che hanno giocato una buonissima partita, che hanno fatto di tutto per vincerla fino da ultimo, mettendo anche a rischio il portare a casa il punto, per cui quella è la direzione, quella è la strada. Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ditelo voi, c'è il comportamento. Battiamolo per terra il bicchiere, dove è il mezzo? Se è rotto il bicchiere, si è votato. È fatto che le squadre hanno condotto una partita nella maniera giusta e che poi non abbiamo vinto la partita è una cosa che ci sta. Tutte e due la potevano vincere, tutte e due la potevano giocata con una mentalità corretta, con una qualità importante, perché tutte e due le squadre hanno fatto cose di qualità. E poi penso che in fondo, tutto sommato, il risultato di parità sia da accettare per tutte e due le squadre, ecco. Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 del Milan sul Parma. Su Bakayoko la sorpresa più grande non è quello che le prestazioni a livello fisico, le prestazioni a livello tecnico, per me non sono una sorpresa. Per me la sorpresa più grande è che, perché vedere Bakayoko, quello che sta facendo ultimamente, perché se vi ricordate prima dava sempre impressione diritto per diritto, oggi scivola, oggi va a chiudere linee di passaggio, oggi le sue corse, il 70% non sono diritte per diritte, ma sta sempre a scivolare, e a livello tattico la sorpresa più grande per me, era impensabile in così pochissimo tempo di avere un giocatore che ascoltava. Si è spogliato, cioè ha creduto fortemente in quello che gli facciamo vedere a livello di video sul campo, ed è merito suo. La voce era nell'aria: nel 2019 la Force India si chiamerà Racing Point. La notizia ha trovato conferma venerdì scorso quando la FIA ha pubblicato la lista dei team per la prossima stagione di Formula 1. Le novità però non finiscono qui, perché la scuderia ha anche infatti ufficializzato l'arrivo di Lance Stroll, che affiancherà nel box Sergio Perez al posto di Esteban Ocon, che diventerà invece terzo pilota della Mercedes.